mamma mia, Whitney Houston, un mito. Un grande mito. Una divina. Mamma mia. Della musica. Io sono qui con Anna Tatangelo, un'altra potente cantante con una voce meravigliosa. Io dico sempre che ha uno strumentino qua che fa tutto dentro. Un dono, io lo chiamo dono, no? Hai ragione, ma lo è. È vero, è vero. Quello ce l'ha dato. Per chi canta, è vero. Per chi canta è veramente un mezzo con cui sfogarsi, sì. Senti, Anna, io penso che questa sia un'occasione per te per realizzare un sogno che avevi da bambina, che era quello di duettare con Whitney Houston, che non è proprio una robina facile, non lo sarebbe stata neanche se lei fosse stata in vita, sarebbe stato difficile, ma oggi noi grazie alla tecnologia faremo un salto nel tempo e tu ti ritroverai magicamente sul palco accanto a lei. Io non ho visto nulla. No, ma tu lo vedrai. Allora, lo vedrò con voi stasera. Ecco, no, sappiate che lei non ha visto niente. Tu hai partecipato alla preparazione di quello che sarà il duetto. E ti sei trovata in uno studio deserto, insomma, diciamo, con mezzi tecnici, ma virtuale, una cosa. Esatto, in questo studio in cui non c'era niente. Io immaginavo la presenza di Whitney Houston accanto a me. E come ti sei sentita? Già in studio per registrare quel pezzo lì che All At Once è stato emozionante, perché io sono cresciuta con Whitney Houston, per me è stata sempre un mito, veramente da seguire, perché lei ha rivoluzionato proprio il modo di cantare, no? Con questa tecnica, con questa estensione pazzesca. Sì. E riguardandola, perché ho visto poi quel Festival di Sanremo dell'87, anno certo. In cui sono nata, cioè la facilità dal vivo con cui cantava, ragazzi. Sai che io l'ho conosciuta, no? L'hai conosciuta? L'ho conosciuta nell'87, è venuta ospite per lanciare proprio I Wanna Dance With Somebody. Questa era la sua, diciamo, il lancio europeo, e l'ha fatto nella mia trasmissione. Naturalmente ci avevano messo in uno stato di agitazione pazzesco nel pomeriggio, perché lei sarebbe arrivata per la diretta la sera, senza provare, senza niente. Quindi tutti, mi raccomando, guardate che cioè, ha uno stuolo di... C'è un manager che... Prima, ma... e tutti quanti, attenti alle luci, no, mi raccomando, non sbagliate, guardate, non fate... Arriva l'ora, lei... Arriva bellissima, che te lo dico fare, elegantissima. Si è messa davanti al microfono, ha cantato dal vivo. Poi mio marito Gianni Brezza, che era alla regia, gli ha detto: Whitney, vuoi sentire l'audio? Allora andiamo in cabina audio. Se invece ti vuoi vedere, vieni in cabina video. Lei ha detto: io so come canto. Olle, mi voglio così. Vedere. Boom! Bravo. E aveva ragione, è stata un'esplosione. Esatto. Un'esplosione. Senti, sei curiosa di vedere anche la preparazione, di come sei riuscita poi ad entrare nel clima del duetto? Ero agitatissima. E mo lo vediamo insieme. Dai. Aiuto. Whitney Houston penso sia un'ispirazione grandissima per chi fa musica. Vediamo il video dove poi noi lavoreremo e magicamente sarai su quel palco scenico con Whitney Houston. È grande lei, grandissima. Ti realizzo un sogno, potrò dire ho duettato con Whitney Houston. All At Once è uno dei pezzi più difficili che abbia mai cantato. E penso sia uno dei pezzi più difficili di Whitney, tra l'altro. Sentire, diciamo, le due voci insieme è un onore. Adesso ci inseriamo a preparare e ci proiettiamo negli anni Ottanta. Pronta? Vado. C'è il palco di Sanremo 87 che mi aspetta. Run for the hills if you could find a dry way out forever. 3, 2, 1. Già sentire le voci insieme è una cosa spettacolare. Adesso si faranno tante riprese da varie angolazioni e ci sarà, tra virgolette, una serie di intesa di sguardi con Whitney. Sono curiosissima di vedere l'effetto finale. Loretta, grazie per questo regalo, sono felicissima. Sono emozionata già adesso, figuriamoci dopo. Grazie. Grazie a te, è vero, stai realizzando un sogno. Grazie a te. Hai visto tutto un po' anni 80? E come no? Sei pronta? Prontissima. Vediamo. Facciamo un salto nel tempo, torniamo indietro. Di 36 anni al 7 febbraio del 1987.
sul palcoscenico del Festival di Sanremo, Whitney Houston e Anna Tatangelo cantano insieme All at Once. È stato veramente emozionante. Lo credo. Bellissimo. Avete realizzato un sogno, potrò dire, ecco, ho duettato con Whitney Houston. Chi può negarlo? Grazie ancora. Anna Tatangelo.